Al centro sportivo Bortolotti di Zingogna va in scena Atalanta Pescara, la quarta giornata del campionato Primavera 1 Team Trofeo Giacinto Facchetti. L'Atalanta vuole confermare l'ottimo inizio di stagione, 3 vittorie nelle prime 3 partite per i nerazzurri. Il Pescara neopromosso tenta invece il colpo in casa della capolista. La squadra di Brambilla però ha le idee chiare fin da subito. Dopo 5 minuti passa in vantaggio, Piccoli smista per Traoré che offre sul secondo palo a Cortinovis, freddissimo il numero 10 atalantino nell'evitare il difensore e battere Sorrentino. Ennesimo assist di Traoré, primo gol stagionale per Cortinovis che porta l'Atalanta sull'1-0. L'Atalanta continua a premere, vuole il gol del 2-0, ci va 2 volte vicina con Piccoli che prima si divora una ghiottissima occasione su assist di Brogni dalla sinistra e poi si inventa invece una girata sull'assist dell'altro terzino Bergonzi, pallone che sfila di poco al lato della porta di Sorrentino. Si rammarica l'attaccante nerazzurro che però avrà modo di riscattarsi pochi minuti dopo quando Colley si invola sulla sinistra, mette in mezzo forte teso un pallone sul quale si avventa puntualissimo Roberto Piccoli a infilare in rete il 2-0 e il suo terzo gol in questa stagione di Primavera 1 Team. Incontenibile Colley sulla sinistra, pallone in mezzo perfetto per Roberto Piccoli, Atalanta che va a riposo in vantaggio per 2-0 sul Pescara. Una partita il cui esito sembra ormai scritto si riapre invece ad inizio ripresa perché il Pescara non molla ed è bravo a sfruttare il blackout atalantino. Al 7° pavone riapre la partita sfruttando un errato disimpegno di Ndiaye e battendo lo stesso portiere nerazzurro. È solo l'inizio della rimonta del Pescara che si concretizza 2 minuti dopo al 9° dopo una bella azione sulla sinistra di Chiarella che entra in area di rigore ed offre a Diambo che deve solo insaccare il 2-2. Da questo momento in avanti però l'Atalanta riaccende la luce e si riporta in vantaggio al 14° dopo una bella iniziativa di Cortinovis che si libera, offre il pallone a Traoré, controllo e tiro del classe 2002 ivoriano, Atalanta 3, Pescara 2. Secondo gol in campionato per Ahmad Traoré, altro assist di Cortinovis in formissima in queste ultime giornate. L'Atalanta ritrova gioco e concretezza e segna il 4-2 con Ocoli di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo battuto da Ruggeri. Secondo gol consecutivo per il difensore nerazzurro dopo la rete messa a segno sabato scorso contro il Sassuolo. Solissimo Caleb Ocoli in mezzo all'area di rigore a tutto il tempo per mirare e indirizzare il pallone nell'angolino. Risultato che diventa ancora più ampio al 28° quando Traoré serve Colley che da solo davanti a Sorrentino non ha problemi a battere il numero 1 del Pescara. Ennesima manita dell'Atalanta e risultato sul 5-2. Il risultato potrebbe diventare tennistico sul finire della partita, ma prima Ghisleni, poi i signori si vedono ribattere le loro conclusioni sulla linea di porta. L'incontro termina così 5-2 per i nerazzurri, l'Atalanta trova la sua 4ª vittoria consecutiva in Primavera 1 Team e mantiene saldamente la vetta della classifica.